Ciao a tutti, siamo nuovamente qui su sempre Phoenix Wright e Satorni, Berto, con e Zazza. iniziamo la seconda parte del processo, nel caso. Sì. Io Ombre del passato. avevo appena spoilerato tutto nel precedente video, ma vabbè. Vabbè, tanto adesso abbiamo anche, se va male la carriera d'avvocato, comunque abbiamo un nuovo ristorante, lo Sì, infatti. spacchetto umido. Nome ci possiamo lavorare sopra, fa un po' cagare, però vabbè. Comunque, mi dispiace solo di non essere riuscito a concludere l'affare di un pappagallo in cambio di Maya. Sì, Era l'affare della vita. esatto. Comunque, ombre del passato, giorno 3, processo. 27 dicembre, ora 10. Tribunale distrettuale, sala udienze, numero 3. Von Karma, Von Karma lo facevo io? Sì. La corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputato Miles Edgeworth. La difesa è pronta, Vostro Onore. Ah già, adesso fa tipo sfighetto, tipo. I vampiri sono pronti, Vostro Onore. Bene, quanto pare che l'accusa è pronta. Spoiler, più avanti dovrei, come procuratore ci sarà anche la figlia di Von Karma. Le cose ho anche una figlia? Oh Sì, mio Dio! che è anche più cattiva. Il male si sparge per il mondo. Sì. Ma quella ha anche una figlia sul serio? Cioè, ma chi è il giudice qui? Dio Volcarma! La sua dichiarazione d'apertura! Bello che doppi il pappagallo come fai come doppi il giudice. In effetti più o meno sì, è vero. Il giudice è un pappagallo. No, Phoenix ci fa male. Sì, tanto, tantissimo. Comunque la sua dichiarazione di apertura è. O ora dirà 3 minuti, vedrai. Molto bene. Nessuna dichiarazione di apertura. Guarda, obiezione, non così in fretta, giudice, dannazione, ho sbagliato. Mi serviva una pausa densa di significato prima di prendere la parola. Sì, oscuro signore. Certo. Una previsione. L'udienza odierna durerà 3 minuti esatti. Vedi, infatti Che mi gameplay di equivoco. merda allora. Silenzio! Silenzio! Signor Von Karma vuole illustrare le sue intenzioni alla corte. Bah, quando la smetterà di fare sempre domande? Ma io sono giudice, io ho il martelletto, io ho fatto tutto. Obiezione! Mi dia quel martelletto, basteranno 3 minuti, non abbiamo tempo da perdere. Ora convocherò subito il mio testimone. Cioè, evocherà un demone, giusto? Sarà D'accordo. difficilissimo. Ok. Chiamo ad apporre il mio testimone decisivo. È quell'uomo misterioso del Noleggio Varche. Il custode. Testimone, dichiari la sua professione. Sono magione del mondo. Io sono un proprietario spaghetto umido, un ristorante sul lago Gord. Abbiamo anche delle barche. Nel tempo libero noleggio barche. Lei si trovava al noleggio barche la notte del delitto, la conferma? Sì, certo, io lì. Sì, deve chiedere a Polly però. È lui che mi dice se posso uscire di casa o stare alzato la sera. Proceda con la sua testimonianza. Un momento. Ancora
ancora non sappiamo chi sia quest'uomo. Obiezione! Aspetti un attimo. Il testimone non ha ancora dichiarato il proprio nome. Sì, in effetti. Forse perché non gliel'ho chiesto, signor Wright. Bah. Ho previsto che questo processo durerà 3 minuti. Non mi faccia perdere il suo lurido tempo. Scusa, signore, padrone. Permesso, gli sollevi la manica, c'è la marchio nero comunque, con garba. è un mangiamorte. È un dissennatore. Se risparmi queste futili domande, collabori. Sì, certo. Il testimone è pregato di dichiarare il proprio nome. Attenzione. Io non sono sicuro, ma l'ultima volta l'ho controllato. Mi chiamavo Gordy. Cosa intende dire? La mia memoria è un po' nebbiata. Forse un goccio di scotch potrebbe rilassarmi. Vostro onore! Il testimone non ricorda nulla, eccetto gli ultimi anni. Quindi non ricorda nemmeno il proprio nome. Che? Vabbè. Non riesci a ricordarselo, dice? Allora, no, giudice questo. C'era lui. Sì. Non riesci a ricordarselo, dice. Esatto, ma il delitto in questione è avvenuto solo 3 giorni fa. Quindi è perfettamente in grado di testimoniare. Molto bene. Testimone, la invito a esporre la sua versione dei fatti. Fatto? Non mi sono fatto. Sono bevuto qualcosa, non sono fatto. Forse sì. La notte del delitto. Io la notte del 30 febbraio, 24 dicembre, appena dopo mezzanotte. Ero nel mio ristorante dove a volte noleggio barche, così perché i clienti mi chiedono delle barche, non so perché. Poi ho sentito un forte bang. Sì. Ho pensato fossero le padelle della cucina del ristorante, e invece Polly mi ha detto: sparato pistola. Medie Polly ferita in vero testimone. Allora ho guardato fuori la finestra e ho visto una barca in mezzo al lago. Poi c'è stato un altro bang. E come dopo la barca è tornata, arriva il nuovo, è passato davanti alla mia finestra. Ma io ero sicuro che fossero 6 su 3 barche in mezzo al lago. Molto bene. Possiamo procedere con il controinterrogatorio. Su cosa? La deposizione del testimone è solida come una roccia. Sì. È solida come un golem. Sì, esatto. Non c'è alcun bisogno di controinterrogarlo. Sì, io lo dica. Inoltre mancano solo 10 secondi allo scadere i 3 minuti da me previsti. Sono scaduti tipo adesso. Giudice, il verdetto presto. Ma sei così a caso? Certo. Signor Wright? Ci sono 2 scelte, interrogare o interrogare. No, non interroghiamo, tanto. Sono aperti, tipo, no, quindi... Interroga. Procederò con il mio controinterrogatorio, ovviamente. Molto bene. Può cominciare. E io questo non urlo. Ah. Qualche problema, signor Karma? Mi sono frantumato la mano contro il bancone. I 3 minuti sono passati e mi fa male la mano. È entrata la luce del sole dalla finestra. Ho capito. Parlo sempre di esagerare. Sono un vampiro, signore. Ah, già. Gli danno un ombrellino riparato al sole. Che carino.
tipo giapponese. Adotta anche tu un buon karma. Oddio. Cioè, è meglio degli orologi. Tipo, avvertimi tra 3 minuti. Sì, esatto. Dopo 3 minuti. Ah! Vedi, sono passati esattamente 3 minuti. Esatto, luci come sveglia. Tipo... Mancano ancora di 15 secondi e 23 decimi. Oddio. La difesa può interrogare il testimone. Era la notte del 30 febbraio, 24 dicembre. Per dopo mezzanotte. E calza! Appena dopo mezzanotte ha detto? Sì, all'incirca. Perché il suo amico è molto bravo con l'ora. Con l'ora. Mi assicuro? Sì, appena cronometrato 3 minuti come un orologio svizzero. Sicurissimo. Ieri, quando le ho parlato, era stato molto più vago su questo punto. Mi sorprende che oggi non abbia la minima esitazione. Eh sì, perché lui mi ha detto, di così che vai sul sicuro. Sì, infatti. Obiezione. Quando gliel'ho chiesto io se n'è ricordato... È un vampiro anche lui. Non è così? Sì, 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 come dice lui, sono un abiro. Non mi guardi così. Vuole pianificarmi. Aiuto. Ricordo benissimo chi vorrei. Ecco. Visto, avvocato, prosegua. Io non è mio strande, dove io non leggio marche di solito. Sì. E calza. Qualcuno può confermarlo? Polly! Polly potrebbe farlo. Non sarebbe sufficiente in un'aula di tribunale. Può spiegarsi meglio, signor Wright. Esatto, devi dire. Oh, vostro onore, questa Polly è un pappagallo. Un pappagallo? Ah, pensa quella povera Polly. Kit. Chiamo deporre il Polly. Kate. Obiezione, sembra tipo un episodio di Beautiful. L'accusa ammette che non è possibile provare che il testimone fosse in quel luogo. Testimone, prosegua. Ok, allora se non è possibile provare che fosse lì. Sì, infatti. Vuoi sentire un forte bang? Sì. Bang. Perché non è incalzato? Torni dietro, incalza. Tipo, fai come la Befana, incalza. Termina questo gameplay e ci vediamo al prossimo gameplay. No! Da dove le sembrava che provenisse questo bang? Dal lago mi pare, sì, perché c'è un lago lì fuori. Giusto? Polly? Ne è sicuro? Certo! Bene, continui. Come sono sicuro che con questa mano in realtà è una pantofola. Allora guardate fuori dalla finestra e vedo una barca in mezzo al lago. Perché lo sto ripetendo che l'ho detto prima, ma che se ne incalza? Non entrare nella parte. No, invece si entra che prima di arrivare. C'era qualcuno sulla barca? Sì, mi sto sfondando, si riusciva a vedere chiaramente. Ma penso che hai visto 2 uomini a bordo. Sì, 2 per barca, erano 3. 3 barche. Che stranamente a volte si fondevano in una sola. Ma non avrei potuto vederli istintamente. Beh, dopo 6 bottiglie di whisky la sfido a vedere anche le sue stesse mani distintamente. In quel preciso momento, sì, come? In quel preciso momento? Stolto. Poi c'è stato un altro bang. In calza! Quindi ha sentito 2 colpi in totale? Come era la posizione, no? Sì, esatto. Esatto!
come ha affermato Lotta nella sua testimonianza ieri. Esatto. Ma cosa non pare che è tornato arriva un uomo passato davanti alla mia finestra in casa? Davanti alla finestra? Sì, sa, sono specie di cose quadrate con vetro. Finestre. Proprio fuori dalla finestra il mio piccolo capanno. Ed è riuscito a vedere il volto di quell'uomo? Beh, se non ne abbiamo dovuto, ma l'uomo era proprio di fronte a me, l'ho visto. Sì, signore, quanto è vero che questa bottiglia è piena. Oh. Tanto è vero che mi chiamo, non me lo ricordo. Questo dettaglio mi sembra essenziale. Non si ricorda come si chiama? La prego di inserirlo nella sua testimonianza. Si tipo sibilando. Ho un brutto presentimento. L'uomo era imputato. Sentito diceva, non posso credere che sia morto. E calza? Ne è sicuro? Oh oh. Babbo Natale. Oh oh oh. Sono nel merda. Papà! Ma è stato un sicuro kit. Ma è stato. Ha detto non posso credere che sia morto. Passando davanti alla finestra. Testimone, è del tutto sicuro che quell'uomo fosse mai Sedgeworth? Era proprio lui, quell'asbo lassù. È morto. Tanto testimone di un noleggio Parker deceduto in questo tribunale. E come? Signor Freddy, ripulisca il pavimento. Freddy Krueger. Questa è senz'altro una prova incontestabile, non c'è alcun dubbio. Sì. Von Karma mi ha indotto a interrogare il testimone in modo da incastrarmi definitivamente. Nick, e tu che ci fai qui? Infatti stavo pensando la stessa cosa. Oh, è stato facile sfuggire alla guardia, sai, solo dipinta. Quelle cose si mettono molto male. L'intera aura ha gli occhi puntati su di noi. Meglio girare la svelta, altrimenti il processo sarà già finito. Obiezione! Vostro onore. Nell'udienza di ieri abbiamo dimostrato che non è stato il signor Edgeworth a sparare. Signor Wright, si riferisce alle impronte della sua mano destra trovate sull'arma del delitto. Non è così la fotografia che mostra un uomo sparare con la pistola nella mano sinistra? Sì. Sì. Un dettaglio insignificante. No. L'imputato può aver cancellato le impronte dopo aver sparato. Non provi a negare l'evidenza. Tutto ciò che ha dichiarato il testimone corrisponde al vero. In base a? Il giudice è perso nel mondo dei sogni. Cosa devo fare? Obiezione! Vostro onore? Secondo un testimone, Edgeworth ha detto non posso credere che sia morto. Ma non possiamo contare solo sulla sua parola. Se dicesse il falso... Signor Wright... Nelle aule di tribunale contano solo le prove. Sì, esatto. Sembra che lei non abbia ancora assimilato questo concetto fondamentale. Ma neanche lei. Se ritiene che questa testimonianza sia falsa, allora lo dimostri. Se ritiene che sia vera, allora lo dimostri. Game over. Nick? Ne abbiamo la prova?
Accidenti, non possiamo fare nulla. Dici davvero? Mia, ti prego. Sinceramente, l'unica cosa che posso fare è incolpare te. Non so più cosa fare. Ti prego. Riesci a sentirmi, sorellina? Onigia. Non vuole fare donna. Onigia, è vero. Ti supplico. Ci serve il tuo aiuto. Nika ha bisogno di te. Ho lanciato l'incantesimo che non permette ai tuoi portieri del medium di funzionare. C'è tipo un cerchio satanico lì. Esatto. C'è tipo il cupo di magia nera. Il tribunale. 3 minuti erano forse un'aspettativa esagerata. Ad ogni modo 15 minuti sono un buon risultato, deve essere un nuovo record. Bene, il testimone può lasciare il banco. La corte non vede alcuna ragione per continuare questo processo. E sarebbe inutile attendere ulteriormente per emettere un verdetto contro l'imputato. Il caso è estremamente chiaro, non c'è alcun rischio di avere mal interpretato i fatti. Ma non è vero. Cosa? No! Questa corte dichiara l'imputato Miles Edgeworth! Ebbene sì. L'imputato si consegna immediatamente nelle mani della giustizia. Ok, allora, devo procurarmi una parrucchia e un vestito identico di Edgeworth. Narcotizzare Maya, pettinarla e rinchiuderla, ok. Sarà sottoposto a giudizio in secondo grado entro un mese dalla data odierna. Ecco, questo è tutto. L'udienza è tolta. Un momento! Che è stato? Io! Larry! Uè, Vez! Che cosa ci fai tu qui? Uè, Vez, ascoltatemi, dovete ascoltarmi. Io ero... C'era una questa gnarella che ero nel parco, la notte del delitto. Solo che fino a ieri non ero sicuro. Con che sguardo? Ma oggi me lo ricordo benissimo, Vez. Si ricorda cosa? Tra lo sguardo del giudice tipo... Che vuoi, accordo? Lo sparo, Vez. L'ho sentito anch'io, Vez. Silenzio. Intollerabile. Il verdetto è già stato emesso. Esigo una sospensione dell'udienza. Da un momento, signor calma. Quindi lei afferma di aver sentito uno sparo? Sì, lo fermo, Vez. Un colpo di pistola, proprio quella notte. Stavo ascoltando la testimonianza seduto con la mia morosa, Vez. Con chi Hans? Brasiliana, ma a un certo punto lui ha detto una cosa molto diversa da come la ricordo, Vez. E poi non potevo starmi nel seduto mentre davate dell'assassino a Edgy. Ecco, non è giusto. Ma la testimoniane! Lasciatemelo fare, Vez. Sono del lago. Ho la sauna. Silenzio, silenzio! Ripeto la cosa della sauna. È la prima volta che ne sento parlare. Com'è? La prima volta che accade una cosa del genere nel mio tribunale. Non saprei bene come procedere. Giudice, le ricordo che ha già pronunciato il verdetto. E io ricordo che io il martelletto io decido e lei puzza. Il processo è finito. Nick, ci siamo. Lei ha riservato un'ultima occasione. Ha ragione. Se solo non fosse Larry, lui potrebbe peggiorare ulteriormente le cose. Tanto peggio di così. Esatto. E la tirata, la tirata, avete sentito? Peggio di così. Ma Nick, Edgeworth è già stato dichiarato colpevole. Vabbè, allora. Non può andare peggio di così. E condannarono morto anche Phoenix.
Hai ragione, d'accordo. Vostro onore, se c'è un altro testimone è nostro dover ascoltare la sua versione dei fatti. Qui e subito. Che perdito di tempo. E lui ancora urticaria al braccio sinistro. Sì, infatti. Il verdetto non può essere annullato. Io il martello, io decido. Se non è che il martello divino. Cos'è Thor? Il giudice Thor? E il Mjolnir, quello che hai tu? Thor è il mio secondo nome. Gianfranco Thor, giudice. Giudice Gianfranco Thor. Perché lui è il giudice. Lui è il giudice judge. Esatto. Giudice judge. La corte dichiara di volersi mangiare le parole. Compito di ogni corte di giustizia prevenire qualsiasi verdetto erroneo. Allo scopo di evitare danni irreparabili, un testimone deve essere ascoltato. Qui, perché è un videogioco, perché in realtà se ne fottono tutti. Sì, ma... Che storia è questa? Ritiro il mio precedente verdetto di colpevolezza. Tiè. Becca. Dichiaro, signor Miles Edgeworth, in giudizio. Le ordino di chiamare a deporre il nuovo testimone. Subito! Cosa? L'udienza sarà sospesa per 5 minuti. Al nostro ritorno ascolteremo questo nuovo testimone. Che ha l'espressione molto intelligente. Beh, è sempre più intelligente di quello di prima. Ah beh, quello. La corte si aggiorna. Buono, fai il classico dialogo fuori, poi appena rientri in aula terminiamo il gameplay. Ok. 27 dicembre, ore 10:28. Tribunale distrettuale, sala imputati numero 2. Fiu! Sei a metà praticamente. Ci è mancato poco. Mi dispiace tenerti sempre sulle spine, Edgeworth. Comparso, pensavo parlasse. Ho visto di peggio. Sì, come no, Edgeworth. Sei pallido come un cadavere. Sai, stare con i vampiri succede. Chissà cosa dirà Larry. Sì, infatti visto anche lui come un vampiro. Larry era al lago quella notte? Sì, è andato a ripescare il suo palloncino. Ricordi? Sì. Non è Felix, sì. Mi ha detto che era andato a cercare il suo pupazzo nel samurai volato nel lago. Tu eri in parte a me, però vabbè. Sì, infatti. Ah, giusto. Sì, giusto. E poi quella notte ha trovato il samurai d'acciaio e la bombola, no? Esatto. Ehi, Edgeworth. Hai detto qualcosa, right? Sì, un sacco di cose. Sei mai pensieroso? C'è qualcosa che non va? Oh no, tranquillo, è solamente che mi ero quasi condannato a morte. Se non fosse arrivato Larry, sei già sotto la gogna. Tutto qui. No, non è niente. È quello che ha detto Bert. Signor Edgeworth, volevo chiederle una cosa. Niente, lascia stare. Dimmi, cosa vuoi? Perché sull'arma ci sono le sue impronte digitali? E tu perché sei scema? Oh. Stavo parlando. Quando quell'uomo è caduto nel lago sono rimasto scioccato. Non riuscivo a capire cosa fosse successo, non riuscivo a pensare. Poi ho visto la pistola sul fondo della barca, proprio di fronte a me. E l'ho presa in mano, senza pensare. Non avevo un motivo particolare per farlo. Capisco. Wright. Sì? Questa potrebbe essere la nostra occasione. La nostra occasione? Fusione come Dragon Ball? Phoenix Edgeworth. Phoenix Edgeworth. Edgenix. Phoenix Ward. Phoenix Ward.
Phoenix Ward. Oh mio Dio. Von Karma ha sempre condotto dei processi perfetti. Processi perfetti? Testimoni perfetti e prove perfettamente inconfutabili. È il segreto del suo successo. Questa è la prima volta che deve confrontarsi con una situazione imprevista. Sta per testimoniare una persona che lui non ha nemmeno interrogato. Oh, è uno di quelli tipo magnesi compulsivi in quella latitudine, Von Karma. Sì, più che altro perché dice ai testimoni cosa dire. Bene, bene, bene. Ok, Maya, d'ora in poi tu stai in parte a Von Karma. Ma quello mi succhia come un brico del tè. Anche per quello. No, peccato, devi lanciargli continuamente aeroplani di carta in faccia. Così. Imprevisti. Esatto. Gli lancia gli imprevisti del Monopoli. E ogni tanto devi girarti verso lui e fare bla bla bla. E tornare seria. Tortellino. Tortellino. Lo guarda. Tortellino. Quella persona è Larry. È Larry. E quella persona è Larry. Che vuoi dire? La sua testimonianza non sarà il massimo della coerenza. Ha ragione, Nick. Questa volta non ci saranno processi da 10 minuti. Glielo facciamo vedere noi. Ehi, erano 15 minuti. Ora siamo tutti nelle tue mani, Larry. Bello. E direi di concludere qui il gameplay. Sì, dove ormai la sottile differenza tra una condanna a morte e la soluzione per Edgeworth è Larry. Esatto. Nel prossimo video cercheremo di finire il processo, la seconda parte del processo. Cercheremo di lasciare la testa di Edgeworth attaccata al suo collo. Sì, esatto, possibilmente perché sono doppio io, quindi mi sento abbastanza affezionato e soeggevo. Esatto. E ci vediamo al prossimo gameplay. Yeppa. Sempre con Bertu. Ah, che ho fregato il finale io stavolta. Zazza. Ciao a tutti, bro. Ciao ciao.